produzione in serie fece scendere anche il prezzo delle autovetture e l'auto diventò l'aspirazione più comune. I saloni dell'auto non si contavano e ospitavano nuovi modelli e soluzioni innovative. Come i passaruota che non ti facevano infangare il vestito. Le città mutarono d'aspetto con l'asfalto al posto dell'acciottolato, con la comparsa degli sparti traffico e dei semafori. Nuove strade collegavano più rapidamente le città. Apparvero i primi pneumatici per trattori e per veicoli in movimento terra. E infine quelli da neve. A metà degli anni 30 le industrie erano in grado di fabbricare pneumatici per qualsiasi fondo stradale e per qualsiasi veicolo. Mentre l'Europa veniva travolta ancora una volta dalla guerra, l'industria americana faceva passi da gigante. Le forniture di gomma naturale erano state sospese. I fabbricanti di pneumatici inventarono quindi una gomma sintetica derivata dal petrolio. Si scoprirono inoltre nuove mescole che permisero di realizzare pneumatici dalle prestazioni più avanzate. Si fecero poi esperimenti anche con altri materiali sintetici come il nylon per i cordoncini che divennero così ancor più resistenti. I volumi d'aria aumentarono e la pressione di gonfiaggio poté diminuire ulteriormente. I pneumatici divennero parte integrante delle sospensioni del veicolo. Il lifeguard proponeva un pneumatico dentro un altro per limitare le conseguenze di un eventuale scoppio. Verso la metà degli anni 50, sulle strade di tutto il mondo circolavano più di 100 milioni di automobili. Anche l'aspetto dei veicoli stava cambiando. Le automobili avevano carrozzerie più arrotondate e i pneumatici un diametro più piccolo e un profilo più ampio, senza camere d'aria e con talloni rinforzati e tele di filo di acciaio per i pneumatici da camion. Dopo aver dimostrato che alcune sue idee, specie nel campo della ricostruzione dei pneumatici, potevano essere vincenti, Mario Marangoni coinvolse anche gli altri fratelli in un'attività che avrebbe portato alla creazione dell'omonimo gruppo industriale. In quegli anni, le industrie dell'automobile si impegnarono sempre più nella ricerca di nuovi prodotti e soluzioni. Per questo motivo sorsero nuovi centri di ricerca e sviluppo per migliorare il prodotto e fare in modo che rispondesse meglio alle richieste del pubblico. Gli automobilisti americani preferivano vetture più grandi, dotate di sospensioni più confortevoli. Gli europei cercavano invece auto piccole che si adattavano meglio alle strade delle loro città e volevano pneumatici che garantissero maggiore tenuta di strada. In questo periodo cominciarono ad affermarsi i pneumatici radiali, già sperimentati con scarso successo circa mezzo secolo prima. Sospensioni più moderne e sofisticate contribuirono a fare superare i maggiori ostacoli. I costruttori poterono così offrire pneumatici di maggior durata e migliore tenuta. Fino alla fine degli anni 50, i pneumatici utilizzati nelle corse automobilistiche erano praticamente identici a quelli delle vetture Gran Turismo. All'inizio degli anni 60, Dunlop presentò i primi pneumatici racing, sviluppati appositamente per le competizioni. Pochi anni dopo, sulla scia delle esperienze dei fabbricanti americani Firestone e Goodyear, fecero la loro apparizione nelle competizioni di Formula 1 i pneumatici slick. Il loro particolare battistrada, completamente privo di scanalature, avrebbe permesso di trasmettere meglio a terra l'elevata potenza dei motori 3000. Nel 1965 venne costruita la Marangoni Meccanica per la fabbricazione di attrezzature e di macchine per la ricostruzione dei pneumatici.
L'anno seguente, la società Fratelli Marangoni si trasformava in Marangoni Pneumatici per seguire lo sviluppo su scala industriale dell'attività di ricostruzione di pneumatici di ogni genere, affiancata da altre unità produttive minori a Feltre, Bologna, Cremona e Milano. Nasceva anche la catena di punti vendita al dettaglio Pneus Market, che ancora oggi è l'unica in Italia di proprietà di un fabbricante di pneumatici. Negli anni 70 i pneumatici arrivano anche sulla Luna. Si trattava di pneumatici in grado di funzionare con una bassissima pressione atmosferica. In questo decennio il gruppo Marangoni allargò ulteriormente la sua sfera di attività. Lo sviluppo commerciale dell'azienda si concentra in prevalenza sui mercati di Europa, Stati Uniti e Giappone. Nel frattempo, la forma stessa del pneumatico cambiava ancora. Veicoli con sospensioni sempre più sofisticate richiedevano pneumatici di forma diversa. Da rotondo e stretto, come era all'inizio, il pneumatico divenne più squadrato, con un volume d'aria maggiore. Il disegno ampio del pneumatico da competizione presentava un fianco super ribassato, in grado di fornire bassa resistenza al rotolamento e maggiore controllo e precisione nella risposta allo sterzo. I nuovi pneumatici garantivano una maggiore sicurezza con un battistrada più adatto alla dispersione d'acqua e una maggiore resistenza all'aquaplaning. Nuove mescole assicuravano maggiore trazione su tutte le strade e scorrevolezza per un maggior risparmio di carburante. Gli anni 90 videro il gruppo Marangoni impegnato in una serie di acquisizioni nel settore della ricostruzione, mentre si mettevano a punto nuove tecnologie. Nello stesso periodo il gruppo Marangoni faceva anche il suo ingresso nella produzione di pneumatici nuovi e gettava le basi tecnologiche e commerciali per l'ingresso dell'azienda nei segmenti dei pneumatici nuovi ad alte prestazioni per autovettura. La tecnica di progettazione dei pneumatici avanzò ulteriormente grazie anche all'impiego dei computer. In questo modo le nuove idee potevano essere valutate attraverso la simulazione, senza dover necessariamente costruire un pneumatico nuovo ogni volta. Con le nuove tecnologie, anche i nuovi disegni potevano essere migliorati nel giro di pochi minuti. In questo modo i fabbricanti del settore erano in grado di lanciare prodotti sempre più nuovi per veicoli di tipo diverso. Al giorno d'oggi ci sono pneumatici in grado di offrire ottime prestazioni su superfici di ogni tipo e per uso diverso, ma i costruttori sono sempre impegnati a ricercare prodotti sempre più avanzati, in grado di soddisfare tutte le necessità. Trasportare carichi più pesanti con minore usura del pneumatico, viaggiare su fondo bagnato senza rischio di aquaplaning, maggiore trazione per una guida più sicura in inverno, pneumatici run flat utilizzabili anche con pressione di gonfiaggio pari a zero, che quindi non devono essere sostituiti immediatamente in caso di foratura. Sulle strade di tutto il mondo incontriamo oggi pneumatici Marangoni utilizzati su veicoli di ogni genere, dai grandi auto articolati alle automobili da competizione, dall'agricoltura all'industria. Per il prossimo futuro, la ricerca è orientata verso lo sviluppo di pneumatici ribassati con mescole di nuova generazione, in grado di limitarne l'impatto sull'ambiente circostante. Tutto cominciò da un cerchione rivestito di gomma. La storia del pneumatico è anche quella della motorizzazione di massa. Un viaggio affascinante, ancora lungi dalla sua conclusione, che ci promette nuove sfide e tecnologie. E l'offerta di prodotti sempre migliori.